Ciao amici, ben ritrovati. Oggi primo video dell'anno, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia per la produzione dei video, ma abbiamo dovuto preparare alcune cose che vedrete in seguito. E oggi si va a prendere la cellula abitativa dal sito di produzione a Parma, in quanto dobbiamo per forza far largo, ci sono nuovi arrivi di componenti, di pezzi per la produzione di cellule di cui sono stati fatti ordini ancora dal 2021 e 2022, quindi non c'è spazio. E siccome che la location a Genova non è ancora pronta, porteremo la cellula in un sito, diciamo così, transitorio. Ci ospita una delle nostre rappresentate, di conseguenza in Piacenza. È un posteggio, diciamo così, momentaneo, anche perché la location a Genova deve avere certe caratteristiche per poter entrare con il mezzo e scaricare, quindi un normale box non basta, quindi occorre un locale che sia di un'apertura di 2,40 m di larghezza e 3 di altezza, quindi bisogna preparare il tutto anche per dare, diciamo così, un senso alla presentazione della cellula. Nell'occasione andremo a vedere quei piccoli particolari che sono stati fatti sulla cellula, particolari che, come dico sempre, è solo vivendo, è solo usando la cellula che ci si accorge cosa serve e cosa non serve. Piccoli particolari che rendono la vita più facile o anche più sicura, ecco. Ci sono state anche delle richieste diverse nel disegno stesso della progettazione dell'Antares. Per esempio, abbiamo avuto un utente che ci chiedeva una cappa sopra il piano cottura di dimensioni che devo dire che ha nulla a che invidiare una cappa di una mensa. No, scherzi a parte, grande a mio avviso, esagerata, forse perché o la signora ama tanto cucinare o perché il marito è un cuoco, non so, indagherò. Chiederemo poi in seguito, però è giusto, se uno ha certe richieste noi siamo pronti per farlo, come anche il piano cottura che è stato chiesto da un secondo utente a tre fuochi, non a due. Sull'Antares abbiamo installato un piano cottura a due fuochi, in quanto ritengo sia sufficiente anche per ospitare due pentole, per esempio, di media grossa dimensione. Se vogliamo invece avere tre fuochi comporta avere un piano cottura più grande, quindi dobbiamo ridisegnare la superficie, però francamente in una cellula abitativa anche questo, però diciamo anche queste sono esigenze e noi, ripeto, siamo lì apposta per soddisfare gusti e piaceri. Mentre un'osservazione giusta da un nostro diciamo appassionato che ci vede che ci segue sui video è quella di modificare diciamo l'uso della spia e il controllo del livello dell'acqua del serbatoio dell'acqua potabile. Questo perché nel nostro caso abbiamo la visione, la spia sopra il serbatoio stesso, cioè sotto la dinette c'è il serbatoio da 100 litri d'acqua e poco sopra l'accensione della pompa e le spie della quantità dell'acqua che abbiamo a disposizione. Ci è stato suggerito che sarebbe stato meglio metterlo all'ingresso della cellula abitativa insieme all'altra strumentazione. Giusto, questo è molto importante. Ripeto, come P-Camp non si producono solo le cellule ma anche moduli tecnici che possono essere dai tendalini per il cassone sino agli hardtop anche un po' particolari. Anzi, vi do un'anticipazione, grazie sul consiglio e sulla richiesta di un nostro carissimo amico che avete già visto nei video precedenti,
proprio per una sua esigenza, andremo a creare un hardtop, diciamo, di dimensioni e di modularità, diciamo, di uso che non è ancora presente sul mercato. È un hardtop, diciamo così, mobile, se vogliamo dire, quindi non c'è bisogno di smontarlo, anche nell'uso, questo è interessante, anche nell'uso di una cellula abitativa come il nostro carissimo amico ha, ecco. Quindi è una cosa rivoluzionaria anche nell'altro senso, perché oltre a questo nostro amico a usare l'hardtop, oltre a usare il pick-up come fosse una macchina, ma siccome che ha una passione, diciamo che insieme a, diciamo, ad altri amici per la vita aperta, diciamo così, la vita di campagna e di bosco, va a caricare delle casse particolari dove il classico hardtop o il tendalino non è, diciamo, la cosa più soddisfacente. Anche i grossi hardtop hanno delle difficoltà, o non sono a volte sufficienti ad ospitare certi volumi di carico. Quindi vedrete questo hardtop particolare, che è interessante, anche perché, essendo mobile, può, senza essere smontato, è mobile e può essere caricata la cellula abitativa. Ma sarà lui stesso a presentarla insieme a noi, e non vi dico di più, poi vedremo a lavoro fatto, ecco. Altra cosa che non vedrete in questo video, ma nel prossimo, ci sarà la presentazione di un nuovo gruppo elettrogeno, e vi faremo vedere non solo il modello e le caratteristiche. Visto che siamo in movimento, volevo farvi vedere il monitor che è stato installato in miglior modo, perché prima non si vedeva molto bene. Questo monitor può monitorare appunto due telecamere. Una è quella nel cassone. Io adesso sto osservando il cassone, perché la telecamera è posta dentro la barra che sostiene il tendalino, cioè la barra orizzontale in inox che avete già visto nei video precedenti. All'interno, all'interno proprio incassata, c'è questa telecamera. Posso vedere in questo modo, non solo per motivi di sicurezza o per motivi, diciamo così, di curiosità o di gusto, diciamo, come vuol dire, di vedere cosa ho nel cassone, ma quando si fa la retromarcia io vado a vedere pian piano il carico della cellula in modo dinamico. Questo monitor monitora due telecamere, quella appunto del cassone, che è installata nella parte anteriore del cassone, e la telecamera che è posta in coda alla cellula abitativa, che, diciamo, è doverosa specialmente per cellule molto grosse, dove la manovra può essere, diciamo, critica, specialmente in certi posti un po' angusti o posteggi. Quindi avere la telecamera nella cellula sicuramente è la cosa più giusta, anche perché, non avendo più la telecamera, perché è quella di retromarcia, in quanto è installata nel portellone, il portellone viene tolto nel caso di una cellula di dimensioni come l'Antares, quindi ho bisogno di ripetere la stessa telecamera sulla coda della cellula abitativa. Quindi in questo monitor faccio telecamera 1, telecamera 2, si fa telecamera 1 appunto e telecamera 2 quella posta in coda, e per monitorare le varie situazioni. Naturalmente quando ci sarà la cellula questa telecamera è oscurata, perché vedrà la parte anteriore della cellula, quindi non sarà più necessario vederla. Ecco. Abbiamo fatto la prima parte. La Spezia Parma purtroppo con diversi lavori in corso, e diversi anche punti innevati, eravamo a meno 3, anche perché, insomma, in cima sulla parte più alta.
approfitto per ricordarvi che nel mese di aprile, il 21, 22, 23 aprile, ci sarà la fiera del 4x4 Fest in Carrara, dove noi saremo presenti. Vi ricordate che questa fiera era stata sospesa in quanto i lavori edili, diciamo così, dei capannoni erano a rilento, diciamo così, non hanno potuto ultimare, di conseguenza è stata rimandata da ottobre, quello che poteva essere la fiera, ad aprile 2023. Quindi vi do un arrivederci in fiera, praticamente, dove chi vuole venirci a trovare ben accolto, con grande piacere. Chi vuole venirci a trovare con grande piacere, siamo lì ad accogliervi, quindi mi raccomando, venite. Bene amici, siamo quasi arrivati in Parma e poi, una volta caricato la cellula, vi farò vedere questi particolari e per poi andare a posare la stessa in questo temporaneo rimessaggio, facendo contento anche Stefano, che ha tanto bisogno di spazio. Effettivamente è così, quando si dice hai 100 metri quadri e riempi per 101, ne hai per 500 metri quadri e riempi per 501, sembra quasi che non basti mai, è vero. E poi quando si deve lavorare all'interno, insomma, poter lavorare con una certa scioltezza e disponibilità di spazio vuol dire tanto. Bene amici, ci vediamo a cellula installata. Bene amici, ci siamo fermati un attimo dopo aver caricato la cellula. Siamo nel tragitto tra Parma e Piacenza, via. Niente, volevo farvi vedere quei particolari. È stato installato un far esterno sopra la porta che ha due funzioni, quella, vedete, quella vicina alla telecamera praticamente. La funzione di una funzione è quella di illuminare diciamo l'area retrostante la cellula, e quella di essere un faretto radar, quindi diciamo si accende al passaggio, molto utile lasciarlo attivo durante la notte, quindi fa anche da deterrente oltre che illuminare la parte retrostante. L'interruttore esterno, come potete vedere, anche di giorno posso dirvi che fa una bella luce. Adesso è messo nella condizione di passaggio, in questo caso il faretto acceso. Lo stesso rimane acceso al momento come detector, diciamo così, quindi come sensore di movimento. Altra cosina, sulla serratura è stato aggiunto un particolare. Sotto la stessa serratura è una bandella, questo per garantire nel tirare la porta, nella chiusura, che a volte, diciamo, essendo con guarnizioni molto, molto abbondanti, diciamo così, si andava a far forza solo sulla maniglia, con rischio di, diciamo, a lungo andare di romperla. Quindi nel tirare anche, diciamo, con una certa forza, in questo caso con questo supporto inferiore, non si ha nessun problema. Concluso questo breve video su questi due, diciamo, per questi due particolari, questi due accorgimenti, ci dirigiamo adesso in quello che è il sito momentaneo che ci ospiteranno per qualche tempo e ci rivedremo nel prossimo video.